le sue armi migliori, pressing, difesa incollata ai pericolosi cursori degli Umbri. Aveva provato a mettere sotto gli ospiti, prima con Gonano, su punizione, solo il palo salva Verderame, poi con il gol del vantaggio, Pizzo, Costantino e Bertuccelli brucia i difensori ospiti. Ma gli stabiesi, sempre terzultimi, si sono dovuti arrendere a due mosse azzeccate da Gavassin, o meglio, fortunate, come ha ammesso lo stesso allenatore. Sono infatti due panchinari, tra virgolette, a decidere la partita. Orocini e Nichetti entrano solo nella ripresa e a turno il primo ristabilisce la parità, respingendo in rete il pallone che aveva battuto sulla traversa dopo un tiro di Cecchini. Il secondo, Nichetti, di testa, consegna al Gualdo i tre punti utili per agganciare Castel di Sangro ed Ascoli al secondo posto in classifica.